Omnibus. Ultimo giorno, sì. L'hai già detto 27 volte. Vabbè. Non vedi l'ora di andartene, Tinto? Non lo so, dopo tre giorni. No, è un posto meraviglioso e si incontrano persone importanti come Paolo Palomba, direttore generale di Altro Mercato Commercio Equo Solidale. Che cosa fa Equo e Solidale? Commercio giusto in spagnolo, infatti, fair trade in inglese, ed è praticamente la possibilità di poter avere dei prodotti che siano buoni da tutti i punti di vista. Buoni perché sono buoni da mangiare, buoni perché sono stati fatti in una maniera buona, giusta anche per chi li produce, per chi li lavora, e buoni anche per l'ambiente, perché alla fine allora danno... Io ti interrompo, Paolo, perché mi viene in mente il presidentissimo, quindi stiamo parlando di Carlo Petrini, sì, che è presidente di Slow Food Internazionale. Lui ha scritto anche un libro bellissimo che noi consigliamo a tutti di andare a comprare e di leggere, che si intitola Buono, Pulito e Giusto, che è diventato poi anche il cartellone, diciamo così, il manifesto di Slow Food. Esattamente, e infatti collaboriamo molto anche con Slow Food, anche nella realizzazione di Terra Madre, centinaia di produttori che arriveranno anche quest'anno, grazie anche al commercio equo e solidale, qui in Italia, a testimoniare la loro attività di produttori agricoli. Cosa ti ha colpito qua in questo Cibus? Beh, in questo Cibus la cosa che colpisce è il cosmopolitismo legato al nostro localismo. È una cosa bellissima, perché ci sono decine, centinaia di persone da tutto il mondo, migliaia, milioni di persone interessate a quello che facciamo, al fatto che il cibo sia buono, pulito e giusto, ma anche che sia un qualcosa di veramente made in Italy, fatto qua. Quindi questo è veramente il grande interesse che sta richiamando un po' da tutto il mondo tante persone e che riscontriamo anche presso gli studenti dell'Alma Graduate School nel Master in Food and Wine. I fighetti dicono glocal, è giusto? Sì, ma ormai glocal ovviamente è un modo per fare questa crasi fra il globale e il locale. In realtà è il locale che sta diventando in tutto il mondo, vince più il local del global. Allora, tornando a buono, pulito e giusto, cerchiamo di capire. Buono ci siamo, dai, buono, sì, l'abbiamo visto dentro Cibus, di prodotti buoni ce ne sono tanti. Buoni. Pulito, come siamo messi? Pulito, lo facciamo pulito? Sul pulito bisogna essere attenti su tutta la catena, su tutta la filiera. Bisogna farlo pulito non solo dal punto di vista della igiene, della sicurezza alimentare, ma anche dal punto di vista della correttezza della distribuzione del valore. Adesso questa parola distribuzione del valore vuol dire che troppo spesso succede per gli abiti, ma succede anche per gli alimentari, ai noi anche nel nostro Sud Italia, che talvolta c'è qualcuno che viene sottopagato e che evidentemente non gli viene riconosciuto il lavoro. Allora questo pulito vuol dire pulito anche dal punto di vista sociale. Ma giusto, quando sarà il cibo giusto? Cibo giusto è proprio quello che dicevo prima. Allora vi faccio un esempio: se io vado in Calabria a comprare, come in grande industriale, una cassetta d'arance e la pago 4, 5, 6 centesimi al chilo, voi potete immaginare che anche solo il tempo, il lavoro necessario per riempirlo, vuol dire che chi fa quell'operazione lì non viene pagato il giusto. Tant'è che noi come Altro Mercato stiamo sviluppando il Solidale Italiano Altro Mercato e remuneriamo questo stesso chilo di arance a 40 centesimi, perché oggi comprare del cibo giusto rispetto al cibo non giusto è molto molto più facile rispetto a ieri. Grazie. Un concetto Paolo. Di libero arbitrio, sì. Bisogna applicarlo in modo giusto. I consumatori possono essere i primi attori di questa filiera. Esatto. Allora, tu sei docente di Master in Food and Wine presso Alma Graduate School di Bologna, sì. una scuola importante. Sì. Sì, esatto, è un master molto importante perché è un master internazionale, vengono studenti da 40 paesi di tutto il mondo che sono proprio affascinati e attratti dal cibo italiano e vogliono fare in modo che quello che andranno a fare tornando nei loro paesi, dall'Ucraina alla Cina, dall'Africa al Giappone, al Nord America, sia veramente qualcosa di autentico. Questa sete di autenticità ci deve non solo inorgoglire, ma ci dà anche la possibilità di riuscire a spiegare molte cose e a dare molte prospettive ai prodotti che realizziamo. Grazie a Paolo Palomba. Grazie Paolo, visto che tu hai a che fare con gli studenti, ti doniamo una copia, poi venerdì saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino del nostro libro, edito da Rai ieri, Sommelier ma non troppo, l'unico libro per capire il vino senza troppi giri di bicchiere. Potrebbe diventare anche il libro di testo del tuo master. Ottimo.
Va bene, aggiudicato. Lo verificheremo. Grazie Paolo. Dannate nuvole qui a Decanter. Non so. Ho perso la cognizione perché sono sempre qua dentro sotto le luci artificiali, perciò sì. Non so se fuori c'è il sole o piove, mi sembra che ci sia il sole, sì. Almeno stamattina venendo qui anche agevolmente grazie alla viabilità. Certo. Esatto. La via Emilia. Sì. E sono riuscito ad arrivare. Comunque sì. Stamattina c'era il sole, adesso non so. Se è repentinamente cambiato, devo dire che qualche cosa è cambiato il nostro salozzino. Sì. Allora, però Fede, hai la certificazione HACCP? Quello è un problema. Hai la legge 626? Sì, l'ISO 2000 e qualche cosa. Sì. Hai compilato l'F-35? F-35 sono gli aerei. L'F-24? Non lo so. Siamo un pubblico esercizio, dobbiamo averlo. Noi? Noi sì, forse facciamo un servizio pubblico anche noi a volte. Certo. Però non siamo un pubblico esercizio. Io non ho mai capito questa cosa. Anch'io. Tu devi entrare dentro un pubblico esercizio e fare flessioni, certo, tipo, perché se ho addominali, cioè cosa del genere, se no perché sei un esercizio pubblico? Qui con noi c'è Alessandro Schiatti, ma soprattutto c'è Aldo Cursano, che è il vicepresidente vicario di FIPE, ma c'è anche Renato Brancaleoni di Alma Caseus, sì. Tra poco ne parleremo. Alessandro Schiatti è il socio fondatore di I Love Italian Food, ma ci è venuto a trovare il nostro cuoco da Senigallia, eccolo qui con noi, Moreno Cedroni. Ciao Moreno. Ciao ragazzi. Allora Moreno, sei vivo? Sì. Tutto bene, ci ha risparmiato l'acqua, la parte di Marzocca, diciamo, ma manderei un augurio a tutte le famiglie che ancora hanno l'acqua in casa, ecco. E la stanno tirando fuori. Ecco, dimmi un attimo, perché tu sei ambasciatore di quel territorio che è stato flagellato in questi giorni, noi ti abbiamo telefonato, poi abbiamo rincuorato gli ascoltatori che ci chiedevano, ma Moreno Cedroni, il vostro chef, ma com'è? Ecco, tu stai bene, stanno bene, Uliassi sta bene? Sì, anche Mauro. Anche Mauro non ha sfogato sul porto, quindi ha sfogato diciamo un po' a sud, e ti posso dire che tipo la scuola di Matilde aveva 2 metri d'acqua e hanno fatto uscire i ragazzi alle 8 di sera, ecco, quindi... Matilde è la sua figliola meravigliosa che salutiamo, però diciamo che lì si stanno un po' risollevando, aiutiamo, il tempo aiuta, stanno tirando fuori ancora l'acqua dalle case, quindi meritano un grande incoraggiamento. Certo, un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia delle Marche che sono stati flagellati da questo maltempo. Tu sei un pubblico esercizio? Sì, anzi ti dirò di più, io sono un OSA. Oddio, che cos'è? Ma è un brutto animale. No, è un operatore del settore alimentare. Ah. Quindi tutti noi che operiamo nei pubblici esercizi siamo OSA. OSA. Ok. Quindi una siamo andati oltre. Uno in più. Ma che cos'è il pubblico esercizio? Io lo vorrei chiedere ad Aldo Cursano, che è vicepresidente vicario della FIPE. In questo momento all'interno del CIBUS siamo ospiti della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Allora, cosa siete? Cosa fate qua? È la casa fuori casa degli italiani. Ah, okay. È il luogo in cui si trascorrono i momenti belli, piacevoli, si condividono emozioni, si incontrano le persone, insomma veramente è un modello che fa parte del nostro stile di vita, quindi il pubblico esercizio è la casa del... Ma quanta bella retorica! Firmi un contratto con gli italiani, sì, se vuole, via! Ma apriamo la casa fuori casa! Certo. Esatto. Ora, adesso abbiamo fatto lo spot, ci sta, cosa fate realmente? Perché ok che io esco di casa perché non ho voglia di cucinare, non ho voglia di uscire, punto, voglio alleviare le mie pene, vado tipo da Moreno Cedroni, vado a godere la massima esperienza del cibo esaltato come non mai. Ma voi che siete federazione, che cosa fate? È un luogo in cui la società tutta si incontra, ricchi, poveri, giovani, grandi, momenti piacevoli. Continuiamo. È un luogo che fa parte di uno stile, quindi ci si incontra per un caffè. I caffè storici sono stati i luoghi in cui grandi momenti importanti di rivoluzioni, di storia, di crescita anche civile, quindi sono i luoghi in cui effettivamente ci si esprime, ci si incontra, ci si vuole bene, nascono anche momenti di consapevolezza intorno a un piatto, intorno a un prodotto. Nei pubblici esercizi nascono gli stili di vita, si imita quel prodotto, quel cibo, quel modo di presentarlo. Allora, ma quindi, lei... Voi, Fede, del voi, a questo punto sì. Ma voi? Voi. Parlate per queste frasi fatte oppure... Perché io vorrei capire alla fine, questo è l'approccio del cliente, di colui che va dall'esercente, ma voi che cosa fate? Cioè perché vale la pena unirsi in una federazione del genere? Perché si crede in dei valori.
perché il cibo è l'espressione più autentica della cultura e in qualche modo della storia di un luogo, sì. E il piatto, l'aperitivo, l'accoglienza fa parte di quello stile. Quindi il pubblico esercizio è proprio quel luogo in cui si vive questi momenti che sono di piacere, che sono di convivialità, dello stare insieme, che differiscono da altri contesti, da altri luoghi. Quindi ci si trova per stare insieme. Insieme, okay. nella casa. Diciamo, ci si fidanza, il colpo di grazia, va diciamo, bene, il momento tanto in cui... Non capiamo, ragno dal buco. Ma io quello che voglio capire qui a Cibus, sì. Che cosa avete portato, quali sono le vostre istanze? Beh, noi... E rappresentiamo questa storia, sì. La cultura del cibo, dello stare insieme, ma soprattutto una crescita. Lo stare insieme in una federazione vuol dire condividere, come posso dire, i momenti di piacere ma anche di sacrificio, ma stare insieme vuol dire anche crescere, condividere valori, condividere momenti difficoltosi, condividere con le istituzioni in qualche modo il non gravame di tante vessazioni che oggi mettono in crisi un modello, ecco perché sì. Si chiude. A differenza che diceva più che si apre, perché cambiano gli stili, la leva del prezzo è diventato un momento in cui i nostri mondi si confrontano per cercare di mantenere questi stili di vita, quindi la frequentazione, e quindi la federazione è proprio il luogo in cui gli esercenti si riconoscono per portare avanti valori, difese, promozioni e lo stare insieme. Un'omelia, meravigliosa. Sì, è un parroco anche, secondo me. Moreno Cetroni. Moreno, posso dire perché io faccio parte della FIPE, perché sì. Sono l'anello di congiunzione tra noi, tutti gli operatori OSA, tutti quanti, e le istituzioni, quindi portano avanti la nostra voce alle istituzioni. Oh, è arrivato Moreno. Ha ricevuta voi, signor Moreno, la ricevuta fiscale. Certo. Ma che domanda è? Non so. Allora, Moreno, hai spiegato in pochissime parole quello che è stato poeticamente descritto dal vicepresidente vicario della FIPE, ma in realtà quali sono poi i problemi che voi vivete al di là delle intemperie, che quelle non le può prevedere nessuno? Ma guarda, non basterebbe la trasmissione di oggi. No, diciamo che in questo momento le problematiche più grandi sono agli occhi di tutti, cioè il costo del lavoro, e il problema che non possiamo avere degli stagi come i nostri colleghi in tutta Europa. Quindi c'è un numero contingentato, sì, sono tantissime cose. Lo sai che lì poi c'è sempre il risvolto negativo della medaglia, che se ci sono stagi, poi prendete tutti a stagi e diventa invece l'opposto. Bisogna portare avanti delle richieste logiche, no? Quindi una percentuale per poter dare la possibilità di formare e far crescere i giovani anche lavorando accanto ai nostri professionisti. Certi mestieri si imparano, non si improvvisano. Certamente. Si imparano guardando, stando insieme, vedendo. Soprattutto un mestiere. No, è vero, sicuramente il 10% è una percentuale piccola che andrebbe aumentata. Andrebbe assolutamente aumentata. Questa è un'istanza, è stata chiesta fortemente da parte della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che qui è rappresentata benissimo dal vicepresidente, ma anche da un iscritto come Moreno Cedroni. Ci sono altri amici che ci sono venuti a trovare, tra poco ne parleremo sempre in diretta qui da Cibus, Fede Tinto, ospiti di FIPE oggi. Qui a De Cante. Ciao Mayra, ciao. Luda è passata. Cantato, sì. E se n'è andata. Sì, insieme alla Camusso. Come? Sì, si parlava di lavoro Tinto, prima, Tinto, è ovunque. Sì, in questo momento. Sì, però si mette di mezzo. Si stanno discutendo cose importanti, molto delicate, devo dire così. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi chiede giustamente, certo. Anche perché comunque rappresenta. Quanti sono iscritti alla federazione? 300.000 imprese in tutta Italia. Ciumbia, 300.000, compreso Moreno Cedroni. Beh, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, discoteche e pure stabilimenti balneari. Sì, ma lì è colpa del demanio, se è così. No, beh, loro danno... Demanio dà in concessione, loro prendono la concessione e poi la gestiscono e devono sottostare a tutte delle regole che a volte sono estremamente restrittive per uno sviluppo. Come diceva Moreno Cedroni, ad esempio più libertà alla scelta degli stagisti, il 10% è troppo poco, anche perché è vero che si insegna un mestiere, che si apprende così, facendo l'esperienza. Si può andare a una scuola, tipo all'Alma, sì. E qui in rappresentanza dell'Alma c'è Renato Brancaleoni, però poi l'esperienza va fatta sul campo, cioè, diciamo che è lo stage. Bisogna integrare le due cose, sì. Migliore dei modi. Moreno dice così, con noi Renato Brancaleone. Renato Brancaleone, allora ti mettiamo subito alla prova, tu sei il massimo esperto di formaggi in Italia, ti diamo un pezzettino di parmigiano reggiano che ci è stato portato da una delle sorelle Ferrari, prodotto di montagna,
puoi assaggiarlo e puoi farci una sorta di analisi sensoriale. Va forte a quanto pare questo parmigiano reggiano. Stanno usando in questo momento. Siamo alla radio, se vogliamo stare ancora un po' se volete usare, sentire l'odore riusciamo a traduci. No, allora il formaggio di parmigiano reggiano è un mondo a sé. Comunque il parmigiano di montagna ha una sua linea che è contraddistinta dai profumi e dai sapori di quei pascoli, perché sono pascoli diversi. Quando noi andiamo in montagna vediamo fiori, vediamo di tutto, sentiamo profumi, quelli poi li ritroviamo anche in un buon parmigiano. Se siamo quello che mangiamo, come diceva Feuerbach, siamo anche quello che mangiano gli animali che poi ci regalano sacrificandosi il proprio latte per fare un prodotto del genere. Quindi se mangiano fiori di montagna, poi noi sentiremo fiori di montagna. Giusto? Giustissimo. Ho fatto un riassunto veloce. Certo. Allora, ma che cos'è che state organizzando qua? È vero che state puntando molto sul senso, il formaggio parla ai sensi? Sicuramente, parla ai sensi, parla in modo diretto e in modo indiretto. Comunque parla prima in modo visivo, poi in modo olfattivo, poi in modo gustativo. Alla fine c'è un quarto punto che è quello della meditazione o della contemplazione, in cui vai alla ricerca di tutti i sentori che quel prodotto ti ha trasmesso al palato. Questo lo fai alla fine? Esattamente, diventa l'ultimo percorso. È il momento dell'orgasmo, si può chiamare così, perché è quello che ti colpisce quando stai lì e mediti su quanto hai goduto. È il momento del godimento. Esattamente, ci sta, grazie. Grazie Renato. Grandissimo, davvero Renato Brancaleoni. Poi tu tra l'altro gestisci le fosse dell'abbondanza che sono oltre il Rubicone. Sono sul territorio. È vero che Giulio Cesare, quando ha passato il Rubicone, non ha detto il dado è tratto, ma il cacio è tratto? Il cacio è tratto, fuori dalle fosse. Poi è diventato il dado, ma originariamente è il cacio è tratto. Il cacio è tratto. Grazie a Renato. Grazie. Che di Alma, rappresenta la scuola qua importante che c'è a Colorno, che poi vedrà tra poco una degustazione sensoriale molto importante. Si riesce, insomma, delle cose che capitano qui a Cibus. Noi andremo a trovarlo, a visitarlo, per poi raccontarvi alla radio, per farvi vivere queste suggestioni. Ma torniamo da Aldo Cursano. Allora, Fipe in questo momento sta lavorando in modo importante, c'è anche la visita del ministro, è passato da voi, vi ha chiesto cose, sta facendo molto il ministro Martina, quindi magari riusciremo a fare qualcosa anche per i pubblici esercizi, che vivono sempre un po' una situazione di contrasto tra coloro che vanno a usufruire di un servizio importante come quello della ristorazione fuori casa e poi coloro che invece vorrebbero regolamentarli e li trovano come delle belle vacche da mungere. A proposito di fagiolo, assolutamente sì, c'è una sorta di concorrenza sleale che in qualche modo mina un po' quei valori che anche qui a Cibus si cerca di mettere al centro, quindi la qualità, la ricerca della qualità, la capacità di trasformare un prodotto in un piatto, quindi in un'emozione. E quindi il fatto che oggi questo comparto affanni è perché appunto, come si diceva prima, i costi superano in qualche modo le entrate, quindi tutto questo, c'è un sistema in cui le istituzioni devono capire che salvaguardare il mondo della ristorazione, del pubblico esercizio, vuol dire salvaguardare in qualche modo la memoria storica di un piatto, di una tradizione. E in questa direzione occorrerebbe un po' di più salvaguardare il mercato, stabilendo delle regole, che stesso mercato stesse regole, perché molto spesso vediamo all'esterno che c'è molta improvvisazione e si rischia di mettere in difficoltà. Ci sono casi eclatanti che voi avete portato avanti come una vostra proprio lotta, diciamo, anche di stomaco, di pancia, di sensazione. Alla fine però io vorrei sapere da Moreno Cedroni che cosa hai preparato qua per far stare bene tutti coloro che sono venuti al cibo a trovarti. Ma guarda, li ho presi per la gola, gli ho fatto un polpo da piovra, no? E cotta bene, sai, 97 gradi, così carina, e che si scioglie in bocca, quindi gli ho fatto assaggiare questo. Sono lì nella zona delle Marche, quindi nella mia regione, e ho fatto assaggiare questi prodottini freschi pronti all'uso. Ecco, tu sei un grandissimo chef, estremamente creativo, ma non hai mai abbandonato dai tuoi primi vagiti, diciamo così, legati alla ristorazione, il legame con il territorio. Secondo te è un motivo ancora di orgoglio e trainerà ancora avanti la cucina, quindi territorio uguale piatto che dobbiamo ritrovare, tradizione e innovazione, oppure si va verso nuove contaminazioni? Tu che sei stato anche il papà della fusion. No, guarda, c'è un ritorno forte alle tradizioni, alle origini.
Noi l'abbiamo avuto, quindi le nostre nonne e le nostre mamme hanno cucinato molto bene e ci hanno dato questi valori. Naturalmente adesso le nonne stanno finendo e le mamme non cucinano più, quindi sta a noi portarli sempre più avanti in evidenza queste ricette buonissime delle nostre tradizioni di tutte le regioni d'Italia. Beh, mia nonna va molto sul web, caro sì. Fede. Non lo sapevo. Nonna Regina, una nonna 2.0, ha un suo blog, chiedilo alla nonna. Te lo dico. È vero, prima l'abbiamo chiesto alla Dani, ora alla nonna. Ma potrebbe essere un titolo veramente intelligente a proposito di un blog, come è intelligente I Love Italian Food. Con noi c'è Alessandro Schiatti, che è il socio fondatore. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, ciao, buongiorno. Sì, allora io sono uno dei soci fondatori. Che cos'è? Noi tutti amiamo l'Italian Food, anzi pare che lo amino proprio in senso globale in tutto il mondo, oltre il 98% della popolazione mondiale vorrebbe mangiare come mangiamo noi italiani. Perfetto, quindi in realtà il nostro progetto nasce per caso, cioè dalla passione per il cibo italiano, da una pagina Facebook e dal fatto che in modo spontaneo questa passione si è diffusa e siamo arrivati ad avere più di 500.000 persone. Quindi non hai inventato una ceppa? Nulla. Cioè, niente, l'acqua nulla. Calda proprio, con cui adesso facciamo il polpo. Bravissimo. Che si scioglie in bocca di Moreno Cedroni, esattamente. E come va? Cosa fate? Allora, in realtà l'obiettivo che noi abbiamo è quello di promuovere la passione e la cultura del cibo italiano. Perché sì. Al di là che tutti amano il cibo italiano, poi noi lo guardiamo anche dal punto di vista di quello che è il mercato del cibo italiano. La Germania, che non è così sexy per il cibo come l'Italia, esporta il doppio dell'Italia. Sì, questo è molto grave. È vero. Dovremmo fare di più. Voi andate in giro per saperne di più, cercate la loro pagina su Facebook, ma ormai siete un sito, facciamo eventi. Molto semplice. Ospitiamo scrittori. I Love Italian Food, Alessandro Schiatti, andate a cercarlo. Davvero. Grazie Alessandro. Sì. Noi iniziamo a salutare perché purtroppo abbiamo quasi terminato la nostra presenza all'interno di Cibus. Domani Salone del Libro a Torino. Grazie a Moreno. Grazie Cedro. Moreno. Moreno, una domanda. Dimmi tutto. È vero che rimani cuoco di De Canter a vita? Sempre. Sei tatuato? No. Beh, ci vuole? Ti tatueremo con la scimmia, anche perché la nostra è la trasmissione dei primati. Grazie. Ringraziamo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi con Aldo Cursano, che è vicepresidente vicario. Grazie, che è stato qui con noi, l'Alma con Alma Caseus, Renato Brancaleoni e poi naturalmente Alessandro Schiatti di I Love Italian Food. Dopo di noi GR2 Almanacco 610, appuntamento a domani in diretta da Turin. Ciao da Fede Tinto, ciao.